Grazie Presidente. Ci chiedevamo chi è la Guidi, il Ministro dello Sviluppo Economico. La Guidi possiamo definirla un simbolo dei tempi, icona del governo delle grandi intese. Come è noto, la voleva Berlusconi a destra e l'ha presa Renzi a sinistra ed è difesa da Del Rio. Ma è anche icona del conflitto di interessi, ministro dello sviluppo economico che si deve interessare di strategia energetica nazionale. È stata a capo dell'azienda di famiglia, la Ducati Energia S.p.A., che si interessa appunto di energia. Già presidente nazionale dei giovani industriali nel 2008. Il potenziale conflitto di interessi in merito alle scelte che dovrà compiere in veste di ministro è enorme. La sua azienda, infatti, opera in tutti i settori controllati dal ministro dello sviluppo. Energia, elettrica, eolico, meccanica di precisione, elettronica, vende i suoi prodotti ai grandi gruppi pubblici di cui lo Stato è ancora azionista di maggioranza o di riferimento attraverso il Ministero del Tesoro. Prodotti per Enel, Poste, Ferrovie dello Stato e Comuni. Può in questa veste la signora parlare di strategie energetiche? Possono essere gli italiani sereni sulle scelte che dovrà fare a vantaggio esclusivo del bene del Paese? Ma la ministra è anche icona della globalizzazione e della delocalizzazione industriale. La Ducati Energia in Italia ha solo i 250 addetti, 800 all'estero, in Croazia, in India, Romania, in Argentina, con joint venture importanti. Perché? Perché l'azienda sostiene la multilocalizzazione, evitando accuratamente di parlare esplicitamente di delocalizzazione. Questo è il mondo, si giustifica la Guidi. Gli italiani possono stare sereni e sembra che lo abbia fatto in Croazia anche con fondi statali. La Guidi, ecco lei, che tempo fa disse di Marchionne che ha avuto il merito di aver stigmatizzato il fatto che in Italia abbiamo regole vecchie e parlava delle conquiste dei lavoratori. Dubitiamo che il nuovo ministro saprà dirci come riportare il lavoro in Italia, vista la sua filosofia aziendale. Ma la cosa, signori, che davvero al momento ci inquieta tanto sono le sue recenti affermazioni sui giacimenti di idrocarburi al sud, dalla Basilicata alla Calabria, una ricchezza che vale oro, dice la signora. Secondo lei, infatti, la Basilicata è, come arcinoto, una zona molto sfruttata ma molto molto ricca, vero? Lo sappiamo tutti. Occorre, continua, sfruttare petrolio e gas, l'industria serve quanto il turismo, dimenticando che gli idrocarburi nei nostri suoli e nei nostri mari sono scarsi, sporchi e cattivi, di cattivissima qualità, che mettono a repentaglio inutilmente altre economie, l'ambiente e la salute. Ma lei sembra non saperlo. Per l'industriale ministra l'energia del sud oro. E allora basta con vete di immobilismo, da questo ambientalismo che frena l'economia. A ragion del vero, dopo il giuramento al Quirinale, la Guidi si è dimessa da tutte le cariche operative della Ducati Energia e dal Consiglio del Fondo Italiano di Investimento. Ma basterà un pezzo di carta a liberarsi dell'eredità lobbistica? Se è da qui che si riparte per la nuova strategia energetica nazionale, noi non siamo affatto sereni. Ma tranquilli, vinciamo noi. Grazie. La facoltà di parlare, senatore.